Ragazzi, io sono Ferenica. E sono Steph, e questo oggi giocheremo a The Krusty Krab alle 3 del mattino. Fere, un gioco che dovrebbe essere horror, di quelli che non fanno troppo paura. Fere, è SpongeBob. È SpongeBob, Fere. Allora, Steph, già da qui è inquietante. Ma poi, chiunque vive nel mondo e sul pianeta Terra sa che non deve mai andare nei posti alle 3 del mattino. Cioè, si sa. Tutti sanno che succedono cose brutte a Steph. Ma da SpongeBob è tutto bello. Ho paura, non lo voglio fare. Dai, su, secondo me è facile. Allora, partiamo. Se si mette male, io me ne vado. Ok. Ok, rimani da solo. Ok. Allora, la cosa che mi preoccupa di più è che non abbiamo le cuffie in questo momento e sentiamo giusto dalla sinistra un pochino i suoni. Quindi magari a un certo punto noi avremo dietro qualcosa e neanche ce ne accorgiamo. Ok. 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 Ok, va tutto bene. Si sta muovendo da solo. Bello, abbiamo anche la torcia. Ottimo. Allora, io direi che partiamo da prendere i soldi. Sono i soldi. Perché non li possiamo prendere? Perché mi sta che non forse è l'obiettivo. Forse sono già nostri, dai, non è l'obiettivo. Allora, con F spengo e accendo la torcia. Ok. Qua dice controls. Ah, ok. Left shift to sprint, E to interact, C to crouch, F to turn off. Ok. Quindi praticamente per prendere i soldi, così stato. Posso correre, così mi abbasso. No, mi dispiace, non si può. Ok, ci speravo. Obiettivi: gather all my money from the cash register and from me. Davvero dobbiamo prendere tutti i soldi? Sì. Ok, poi pack the leftover Krabby Patties, va bene. E andare a controllare la spazzatura del bagno per trovare dei pennies. Infine chiudere e andare via. Okay, praticamente dobbiamo un po' come se dovessimo lavorare. Ho un po' di difficoltà a capirlo perché è scritto un po' male. Lo so, cioè, perché quindi non credo sia inglese. No, tipo ovviamente, quindi sì, non ho ben capito. Quindi bisogna prendere tutti i soldi, tutti i suoi soldi di questa persona che ci ha dato l'incarico. Sì, però sai, a me questi non me li fa prendere. Quindi non so se non ho presi dopo. Aspetta, però c'è il lucchetto, lo so. Sì. Sì, lo so. Ci pensiamo dopo, ok? Ok. Salve. No, non ci interessa. Non vogliamo vedere niente. Sono degli occhi? No, erano chiaramente delle luci. Salve. Dai, su, non fa paura sta roba a fare, per favore. Steph, ci vuole. When the lights start flickering, you must hide. Quindi quando inizia a lampeggiare ti devi nascondere. Oh, pazzo. Ma che vuoi? Ma che ti abbiamo fatto di male? Tutto comunque. Sì, dice praticamente quando chiudi la porta noi siamo al sicuro. Il problema è che appena siamo usciti è successa questa roba. Vabbè, secondo me era per farci. Aspetta. Ecco, Perché non è un esperto prenditore di soldi. No, secondo me dovevamo far iniziare il gioco. Ok, e adesso questo è fatto. Obiettivo completato. Allora, almeno ci avvisa che quando la luce lampeggia noi ci dobbiamo nascondere. Questa è un'ultima cosa. Cosa dovevamo fare in cucina? Non mi ricordo più. Mi sa consegnare gli ultimi panini? Non lo so. Vedi? Sì. Se vediamo le luci lampeggiare devo correre. Sì. Spegni tutto. E poi anche questo gioco è stile un po' granny, un po' Hello Neighbor. Stai notando? È pazzo, Steph. È pazzo quello. Ok, in vado. Sia, vai. Però è bellino che abbiamo degli obiettivi. È bellino, mi piace come è fatto. È molto semplice, però è molto carino. Aspetta. Ma che riusciamo a sentire i suoni? Esatto. Devo capire se c'è. Rischio? Se no non lo facevamo mai. No, certo. Cioè mi è venuto l'ansia. Però se no non lo facevamo mai. Dov'è? Quindi voglio un attimo vedere. Obiettivi. Abbiamo fatto il primo. Ok, di prendere i soldi. In realtà no, perché nel primo noi dobbiamo prenderli anche dalla cassa. Quindi adesso ci mancano i soldi della cassa. Ok. Ci manca il bagno. E poi dobbiamo chiudere e andarcene. Ok, tutto semplice a dirsi, no? E io poi amico mio però, qui lui non può venire. Spero è bello avere un posto dove si comunque sei sicuro. Però il problema è che non riusciamo ad andare in giro. La cassa sicuramente sarà qui da qualche parte. La cassa è qui perché vedi? Conosco il cartone. Conosci il Krusty Krab, quindi looting. Poi è lento, certo che è lento. Però se ne è appena andato. Silenzio. Momento d'ansia. Non urlare se ci vieni addosso. Stai calmo. No, ok,
ok, ok, andata. 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 Quindi, dai. Soldi tutti fatti, panini tutti fatti, ci manca il bagno. Ok. Il bagno è duro. Quindi penso Pennis che intenda di cercare nei cestini se ci sono delle monete. Sì. Cioè il proprietario è avidissimo. Stiamo pensando solo ai soldi. Solo ai soldi e ai panini che probabilmente si mangiano. Allora, scopriamo. No, questa porta all'esterno. Ma lo si poteva fare tipo di mattina sta cosa o in chiusura quando non è troppo tardi? No, non perdere tempo. Non mi piace stare qui. Allora, sì, la sappiamo gli obiettivi. Quindi il nostro obiettivo è uscire da qua. Fare così. Il bagno è quello? Sì, ma non credo sia barricato. No, infatti, non è barricato. Ok. Cerca nel cestino. Sono successe cose brutte, suppongo, eh. Ah. Ma è lungo. Cioè, se io sto al buio, mi vede? Accucciati pure. Sono accucciato. Ok. No, vero. Mi sta cercando? Non lo so, è molto strano. Non c'è nessuno in bagno, è il vento che fa rumore. Dai, okay, okay. Dai. Stai di nuovo nascosto? Sembra che lo freghi però così, sembra. Aspetta, perché secondo me lui è ancora in giro. Lo senti che sta... Comunque sicuramente anche la torcia ci fa notare molto di più. Corri. Ok, chiudiamoci. Una... No, chiuditi dentro. Find the key in the basement. What? Cosa vuol dire? E dov'è il basement? Sarà il... No? Sì, forse sì. No. Dov'è? Non ho la più paura. Cioè, dobbiamo trovare una cantina, tipo. Sì. Controllati qui in giro, se magari c'è qualcosa. Lì, Steph, c'è una botola. Avevo ragione che da qui... Come fine la parte 2 del gioco. No, Ferè. Il Krusty Krab su Gmail. Ferè, no, non devi chiacchierare. Sì. Fa venire meno paura a chiacchierare. C'è nero, non si vede nulla. L'hai visto? Ti ha visto. Ti prego, non prenderci. Dimmi che non rifai tutto. Ok. Ok. Ah, quindi questa è proprio una seconda parte. Ah, carina sta cosa, che comunque poi non ti devi stressare a rifare tutto. Tanto è semplice, eh. Mamma mia. È sempre più presente, eh. A te piace chiacchierare? Più. Sì, perché sennò ho paura. Gioca tu allora. No, ho paura, quindi non voglio giocare. Non capisco dov'è la chiave. Non ti dico nulla. Anche se la vedo non te lo dico. A me piace chiacchierare. Stai parlando troppo. Devo sentire non appena finisce, Fere. Do un pugno in gola, sta. Fere. Ma la partenza io non ci credo. È vicino. Ma vicinissimo. Ci sta sfiorando. È molto dispersivo. E non abbiamo tempo di girare. Sai quello. Ciao. Secondo me però nella stanza dei panini. Sono tutti i panini, Fere. No, c'è questa stanza enorme con tutti i panini. Vedi che le altre sono scatole normali. Secondo me però sta per terra, lo sai. Dici? Eccola. Ok.
Alla fine girando la vedi sopra, no, qualcosa. Sì, il discorso è che non so dove sono. Il discorso è che non so dove sono. Non lo so. Abbiamo girato talmente tanto. Lui sa dove sono. Sì. Lui lo sa. Lui lo sa sempre. Lo sa sempre. Lo sa sempre. Dai raga, non la ritrovo, eh. Le scale, sta. Ok, piano piano ci siamo. Chi va piano va, se ne va lontano. Io non la ritrovo, quindi è la nostra partita. Ok. È vicina. Dai, un prendersi. E vabbè. Ti odio. E vabbè. Allora. Ti ricordi dove la chiave? Manco io. Ta. È qui. L'ho visto, non ci interessa. Ta. Ti sarebbe piaciuto, vero? Sì, moltissimo. Ti eri illusa? Un labirinto, è totalmente un labirinto. So di star tornando indietro. È lì, infatti. Ok. Fortuna vuole che rimane sempre nello stesso posto, almeno quello. Dai, sarà fatta po'. Salve, sì. Attenzione, corre Steph. Senza paura. Il mostro non lo prende più. Steph corre. Dove sono le scale? È impossibile tornare indietro però, Steph. Cioè è troppo lontana rispetto a dove sono le chiavi. Ho seminato. Ok, nasconditi un attimo. Ho seminato. Ce l'hai fatta, bravo. Capito? Sì. È di nuovo vicino, non ballare Steph, è di nuovo vicino. Smettila. Dai, ti prego, abbiamo quasi finito. Ok. Eccole. Ok. Perché non funziona? Non lo so. Aspetta. Prova, sì. Qua. Magari si apre qualcosa che poi ci serve. Ci dà l'altra chiave. Non lo so. Cosa ci aveva scritto il gioco? Non mi ricordo più. Tipo devi uscire e chiudere la porta. Una cosa del genere. Dai. No. Perché non funzioni? Perché credo di aver capito. Cosa è successo? È questa porta? Spero di no. Chiudi. Left mouse button, Steph. La barca scappa. Ce l'abbiamo fatta? Quindi quella porta non serviva a nulla, in sostanza. Ciao. Rimani lì da solo, fallito. E ora ci schiantiamo. L'abbiamo fatta. Quindi quella porta con quella chiave era lì per ingannarci. Non serviva, esatto, nulla. Ce l'abbiamo fatta. Carino, molto carino. Ce l'abbiamo fatta. Quindi ci fermiamo così, anche perché la fotocamera si sta per spegnere. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Speriamo che questo piccolo gioco horror vi sia piaciuto. Nel caso, un sacco di like, sondaggio, commenti, eccetera, eccetera. Ci fermiamo così. Ciao.